Ciao a tutti ragazzi, bentornati sulla rubrica MMA Talks, sempre con Giovanni. Ho importanti novità da farvi sapere. Noi ci vediamo innanzitutto da UFC 159, Jones contro Sonnen, lo ricordate sicuramente. Sono tornato con due importanti novità. Prima di tutto voglio ringraziare la pagina MMA Knockout che mi ha concesso una collaborazione recentemente. Abbiamo deciso di continuare le nostre video recensioni insieme. La seconda novità è che, dato l'ingente numero di fighters che c'è nel roster UFC, commenterò soltanto quelli molto importanti ai fini del ranking e sicuramente i match più spettacolari. Qui in sovraimpressione, comunque in descrizione, troverete i link della pagina di MMA Knockout del mio regista Gordon Freeman, che voglio ringraziare. Mi aiutano sempre a portare avanti i video, le mie recensioni e credono in me. Grazie mille, ragazzi. Qui sotto troverete i link, cliccate, mettete mi piace, condividete, divertitevi e diamo il via alla recensione. Allora, il primo match che andremo a recensire è quello tra Rufus Robbie Lawler contro Matt the Immortal Brown. Questo match andava fatto per stabilire il primo contendente al titolo che attualmente detiene Johnny Hendricks, che ha vinto appunto contro lo stesso Lawler praticamente nel match precedente della categoria Welter. La verità è che Robbie Lawler si conferma sempre lo sfidante numero uno assoluto al titolo dei pesi Welter. Un grande scontro, molto cruento quello con Matt Brown. 5 round di striking puro con pochissimi tentativi di takedown. Da segnalare un infortunio alla mano per Matt Brown, che comunque ha continuato a combattere fino alla fine, dimostrando la sua indole da guerriero. Un'altra polemica sterile, a mio avviso, che è nata è stata quella della simulazione di un colpo basso, che però non ha avuto conseguenze particolari sul match, anzi lo ha reso solo più appetibile agli appassionati. Una vera guerra. Alla fine si impone Robbie Lawler per decisione unanime dei giudici, che andrà alla prossima lotta per il titolo, mentre per Matt Brown si vocifera di un possibile incontro con Carlos The Natural Born Killer Condit. Staremo a vedere, davvero interessante la categoria Welter adesso. Il secondo match che andiamo a vedere, ragazzi, è Anthony Rumble Johnson contro Minotauro Nogueira per il ritorno di quest'ultimo nell'ottavo, che davvero non è stato dei migliori. Solo 44 secondi per rendersi conto che la furia di Johnson è davvero micidiale. All'inizio uno scambio leggero al centro dell'ottavo fa perdere già i sensi a Nogueira, che non recupera più né balance né timing. Johnson lo costringe ad una parete della gabbia dopo tipo 35 secondi. Montante, gancio montante, Minotauro va giù. Da che doveva combattere con Gustafsson per decretare il prossimo sfidante al titolo, si ritrova dopo l'infortunio a dover riscalare la categoria dei massimi leggeri. Peccato davvero. Per Minotauro adesso si vedrà sicuramente un qualche avversario nella top 10, addirittura forse più in basso, mentre per Rumble Johnson è stato quasi sicuramente confermato il match contro Alexander Gustafsson per vedere chi sarà il prossimo sfidante al titolo. Si attendono fuochi artificiali. Match stracolmi di capolavori che vi presento in questa puntata. Il terzo match che andremo a vedere è quello di Benson Henderson, ex numero 1 della categoria dei pesi leggeri, contro Rafael Dos Anjos, ex numero 10. Stranissimo, davvero strano. Il match dura, se non sbaglio, 1 minuto e 6 secondi. Dopo un paio di scambi al centro del ring, in cui sembra addirittura prevalere Rafael Dos Anjos, Bendo cerca di metterlo giù con un takedown. Rafael Dos Anjos lo intercetta con una ginocchiata al volto e subito dopo lo massacra con dei pugni, un montante incredibile che manda completamente Bendo al tappeto e rivoluziona e riassesta in maniera assoluta la categoria dei lightweight. Quattro round intensi, quelli fra il conte Michael Bisping e Kung Lee. Il cinese combatteva in casa, provava a portarsi avanti nel ranking dei medi, ma ha trovato un avversario duro nel conte Michael Bisping, che comincia a riprendersi la categoria dei medi, anche se non è sicuramente nella top 3, è un avversario temibile per chiunque. Infatti, dopo quattro round di puro dominio dell'inglese, praticamente contrastato solo da qualche sidekick del cinese, Michael Bisping, dopo un high kick e diversi montanti, riesce a portare a terra Kung Lee,
finendolo con dei punti. Se definisce così la categoria dei medi, dove Michael Bisping adesso, dopo questo match molto intenso, andrà a sfidare Luke Rockhold, che è sicuramente uno di quelli che ambisce al titolo dei pesi medi, mentre Kung Lee deve ripensare all'età di 42 anni sicuramente della sua carriera, se pensare al ritiro oppure se rivolgersi a qualche avversario un po' più basso nel ranking. Staremo a vedere cosa succederà successivamente. Numero 10 contro numero 4 della categoria welter, ancora un minuto e un secondo alla gloria di Tyron Woodley contro Dong Hyun Kim, The Korean Stangnam. Su un pugno girato dopo appena 60 secondi, Tyron Woodley prende il tempo al coreano e con un gancio, mentre il coreano cercava un pugno girato, lo prende alla nuca e lo mette giù. Sicuramente involontario il gesto, però è davvero un pugno da KO. Appena arriva a terra ha il tempo di subire altri 3 o 4 pugni e va completamente fuori di sé, va KO. Tyron Woodley adesso sicuramente cerca la title shot nei pesi welter, però prima deve sconfiggere degli altri contendenti al titolo. Primo fra tutti hanno proposto Hector Lombard, secondo me la decisione migliore che l'UFC abbia fatto negli ultimi tempi. Tyron Woodley dalle ultime interviste sembra volerlo evitare, sicuramente perché Lombard è uno dei combattenti più temuti in questa categoria. Per Dong Hyun Kim, che effettivamente sulla carta sarebbe la terza sconfitta, però se consideriamo quella di Demian Maia un infortunio, sarebbe in realtà solo la seconda. Quella prima l'aveva presa contro Carlos Condit, adesso contro Tyron Woodley. Vediamo se ce la farà mai a salire di numero in questo ranking. Secondo me è uno degli atleti più sottovalutati. Staremo a vedere. Un piccolo trafiletto va sicuramente dedicato al mio amico Yuta Uruka Sasaki, che è appena entrato in UFC al suo primo match nelle prelims. Batte Roland Lam dopo 60 secondi a terra con una rear naked choke. Incredibile, per me un grande fenomeno. Seguiamolo perché a mio avviso scalerà o sarà comunque presente nella top 10 dei bantamweight. Tre round di assoluto delirio, quelli fra Jacare Souza e Gregor Mousasi. Il coccodrillo vuole il titolo e lo esprime con prestazioni cubitali contro il suo avversario, che era già stato suo avversario 10 anni fa, nel lontano 2004, per il titolo Dream. Allora vinse Mousasi con un, fra virgolette, colpo della domenica, un up kick, mentre già Jacare stava dominando. In questo match, svolto 10 anni più avanti, Jacare si guarda molto bene dai colpi della domenica di Gregor Mousasi, che comunque ritenta con i suoi soliti up kick e quando combattono in piedi cerca di tenerlo a distanza con un ripetuto jab grazie al vantaggio delle lunghe leve, ma non riesce ad imporsi sul coccodrillo, che comunque dopo aver effettuato il primo takedown al primo round, non senza difficoltà dobbiamo dire, anche perché Gregor Mousasi è uno degli atleti più completi del roster UFC e sicuramente dei pesi medi, riesce Jacare a portarlo giù e a dominarlo nei primi due round. Al terzo round, dopo anche aver scambiato all'impiede e aver fatto valere il suo ormai buon, ottimo, direi, striking, anche perché adesso Jacare è un lottatore completo, riesce a praticare una guillotine choke e a fermare così Gregor Mousasi. Il coccodrillo merita sicuramente la prossima title shot, come ha detto lui nell'intervista post fight. Sottolinea di come Lyoto Machida abbia ottenuto la sua precedente title shot combattendo contro Mousasi, resistendo 5 round e vincendo i punti, mentre lui vince al terzo round con una ghigliottina, è sicuramente il prossimo in lista per il titolo. Personalmente è uno dei miei preferiti e gli auguro di combattere al più presto per il titolo e anche di vincerlo. Volevo, prima di salutarci ragazzi, invitarvi a mettere mi piace sia alla pagina di MMA Knockout, che troverete qui in descrizione, e sia al mio solito regista Gordon Freeman, che mi aiuta a realizzare sempre i miei video nella maniera migliore e con cui realizziamo anche altri progetti. Vi invito quindi a mettere mi piace, sempre qui in descrizione troverete i link. Fatevi un giro, divertitevi, mettete mi piace, condividete e ci vediamo alla prossima. Ciao guerrieri!